Voglia di fare musica. Ciao. Allora, intanto ben ritrovati. Voglio raccontarvi un luogo che è stato protagonista del mio weekend, ancora zona gialla, insomma un weekend in cui avevo deciso di andare a ciaspolare, quindi prima volta in tutti i miei anni con le ciaspole. È stata una bella esperienza, ma devo dire che mi hanno anche un po' fregato, perché mi hanno detto chi veniva con me che era facile, in realtà per me è stato difficilissimo, ma adesso vi spiego. Intanto, dove siamo? Già qualche volta vi avevo raccontato della Val Sangone, ancora oggi siamo nella Val Sangone, siamo in realtà vicino a una montagna lassù, Punta dell'Aquila, che è una delle montagne delle Alpi Cozie, tra la Val Sangone e la Val Chisone. Perché vi racconto questo? Perché io sono andata con le ciaspole fin lassù, in punta. Si arriva fino a 2119 metri, si parte da quello che era l'albergo, che poi in realtà l'albergo ancora oggi c'è, nel senso che c'è il ristorante, ma al momento non è più camere, ed è una stazione sciistica che in realtà ha cessato di esistere nel 1994. Perché vi racconto anche questa storia? Al di là della ciaspolata, che è stata lunghissima, ripidissima, e abbiamo fatto quasi 800 metri di dislivello, vi racconto questo perché proprio qui, o meglio proprio là, è nata la storia dello sci alpinismo. Perché un industriale svizzero aveva fatto una dimostrazione al Parco del Valentino a Torino e poi aveva portato proprio lo sci qui su queste montagne, quindi proprio qui a livello italiano è nato lo sci. La cosa bella che mi è piaciuta quando sono riuscita ad arrivare là in cima è la sensazione di, diciamo così, di estasi, di purezza, sei solo tu, il vento, il sole, vabbè c'era un po' di gente effettivamente che andava e veniva, ma a parte questo per me è stata anche una sfida, un po' con me stessa, e ho capito che non bisogna mai porsi dei limiti, o comunque bisogna porseli, ma in qualche modo cercare di superarli, e io devo dire che domenica finalmente uno di questi limiti li ho superati, arrivando fino in cima. Una bella passeggiata, sì, ma ne valsa la pena. Come state? Oggi è domenica, San Valentino, quindi auguri a tutti gli innamorati. Io festeggio questa giornata con la prima volta sulle ciaspole in questa bellezza, c'è anche il sole, siamo all'Aquila, sopra Giaveno, quindi sopra i laghi di Avigliana, spostati un po' più a sinistra, dicevo così, e quindi niente, ci godiamo questa camminata. Adesso vi faccio ammirare un po' il paesaggio, intanto salgo che è faticosissimo. Sono circa 3500 volte che mi fermo, ma prima o poi ce la farò. Pensavo di essere già arrivata, invece sono appena un terzo del percorso. È dura, è dura. Andiamo, Blues. Metti le quattro ruote motrici, dai, andiamo. Ragazzi, uno spettacolo. A parte di camminare con me ci si mette il triplo del tempo, ma quasi, quasi sono giunta. Non è in punta, ma comunque dove iniziava lo skilift, con insomma gente che scia, cani che corrono, gente che ciaspola, una giornata bellissima, e devo dire che credo oggi di riuscire a battere quello che è il mio limite. E posso farmi poi un applauso, ma solo quando sono arrivata lassù, dove vedete quella casetta. Intanto vi auguro una buona domenica, per me un San Valentino speciale in montagna. Baci, ciao. Oh, però bisogna stare coperti perché fa freddo.
ecco, ma aver scalato gli 8000 oggi. Però la vedo, la meta. Cioè, non la vedo, ma so che è oltre quella curva e ancora più su. Andiamo. Ho messo a riprendere. Ma non so se avete notato quanto dislivello ho fatto, eh? Sono stata brava. Brava, brava.